È appena terminata la gara 1 delle finali playoff tra la GSA Udine e la Comarc Bergamo Basket 2014. Vittoria e vantaggio nella serie 1-0 per Udine. Siamo con Marco Planezio. Allora, Marco, parlavo prima con coach Cioca e gli dicevo: primo tempo davvero clamoroso, percentuali al tiro altissime e una difesa strepitosa che ha tenuto a soli 28 punti, forse il miglior attacco del campionato dal punto di vista del potenziale. Poi cosa è successo? Ma sappiamo, la difesa è il nostro marchio di fabbrica, poi abbiamo calato un pochino l'intensità, abbiamo fatto un po' meno canestro, loro sono stati bravi a metterci le mani addosso, abbiamo smesso quasi di giocare, di muovere la palla e quindi le percentuali sono calate e abbiamo subito un po' il loro impeto a rimbalzo offensivo e le palle vaganti che erano tutte loro. Però siamo fiduciosi, sappiamo che Udine è una gran squadra. Però noi la serie è ancora lunga, sono ancora 4 partite e penso che abbiamo tutte le carte in regola per giocarsela e vincere in gara 2. Abbiamo dimostrato di avere le armi per mettere in difficoltà Udine. Quale secondo te è la chiave difensiva che sarà fondamentale e necessaria in gara 2? Ma il rimbalzo d'attacco, loro, quindi chiudersi un po' di più, andare tutti e 5 a rimbalzo e poi continuare a giocare muovendo la palla come stiamo facendo. Gara 1 che ha dimostrato quanto sia fisica e quanto sarà fisica questa serie, scontri e contatti veramente duri, vicini e lontano dal canestro. In 48 ore saremo in grado di recuperare al 100% le energie? Beh, questi sono i playoff, poi la finale, quindi non c'è bisogno di stimoli. Adesso, guarda, in 2 giorni siamo in 9, quindi non ci saranno problemi di tenuta fisica. Noi daremo il meglio, poi vedremo come andrà a finire. Parliamo velocemente anche della tua partita, una partita come al solito a 360 gradi, in difesa molto spesso accoppiato al miglior attaccante avversario e in attacco oggi hai segnato con continuità. Sì, beh, oggi sono entrati diversi tiri, quindi bene così, però sai, preferivo fare una bomba in meno e vincere di uno. Pronostico per gara 2, così, fuori dai denti? Due fisso. Ok, grazie Marco, in bocca al lupo. Grazie.